E nella famiglia crediamo che deve essere fatta come quella che è costituita da un uomo e da una donna. Finché noi governeremo questo paese, le unioni omosessuali non verranno mai equiparate alla famiglia tradizionale. Non saranno mai possibili le adozioni per i singoli né per le coppie gay. Gay. Finché I still lead her, never, never will sposé. Gay. Gay. Finché I'm alive. Bucky. Grande, chi c'è la Jingle Machine? Giulia Soi, brava, timing perfetto in uscita da questa rivisitazione di Chorus Line fatta dalla Sora Cesira in chiave gay, come si capiva dai... Frox dai... si può dire anche. E in latino si dice frox, scusi. Che dobbiamo fare? Niente. Vuole dirglielo lei durante la Pasqua, il lunedì dell'angelo, sì. Non so, prima che ci rivediamo in studio, che non è il caso di interrompere il conduttore quando ancora sta introducendo te. Adesso introduca lei, di che cosa parliamo questa volta? Non lo so, la ascolto. Anzi no, venga qua, conduca lei. No, per... no, vuole condurre no, lei? No, sto bene, vede che sto sulla poltrona. È lì deve stare. E se lei continua così, io le spezzo anche le gambucce, sulla poltrona ci sta in modo permanente. Come vado, Panatta? Perfetto. Eh? Il venerdì santo, io sono perché nello oggi spirito pasquale. Oggi, oggi sono buono, ma questa, questo centone, si sarebbe detto a proposito dell'iniziativa della Sora Cesira, che sta nei nostri cuori, come al solito, è anche motivato dal fatto che l'ospite che sto per presentarvi è protagonista della prima gay comedy italiana uscita oggi al cinema, che si chiama Good As You, che mi ricorda quella famosa agenzia Voi Come Noi, vabbè, diciamo, è una roba complicata. Enrico Silvestrin, eccolo, sempre più giovane, beato lui, cioè ringiovanisce da 11 anni e mezzo. Anagraficamente mi piacerebbe no. Ma sta su lei lo sa, Panatta, da quanto sta su piazza Silvestrin? Vuole dire quando ha debuttato in... Nel 94. Nel 94. Le sembra poco? Nel 94. Lei riesce a calcolare così su due piedi senza pallottoliere quanti anni sono passati dal 94? Vabbè, 26. Sì, 26. No, 10 di meno. Poi, di meno. Adesso questo è la 7, la 7 collegata in TV, nasce come... quell'espressione l'ho sempre detestata, VJ. Mm-hmm. Che era conduttore di programmi musicali, si può dire in maniera autarchica. Videogiochi era nato bene come nome, insomma, sì. Era un nome tecnico, spiegava bene, insomma, il nostro lavoro. Poi è stato un po' inflazionato, devo dire.
Sì, molto. Verso poi è diventato la fine degli una figura retorica, dire faccio il DJ. Anche un po' troppo, secondo me, è stato poi abbinato a un tipo di look, a un modo di presentare, insomma, si è perso, un po' spersonalizzato. Poi da un certo punto ha deciso di fare l'attore. Sì, ho portato avanti contemporaneamente le carriere per un po', poi a un certo punto anche un po' stanco di tutti gli addetti ai lavori cinematografici, cioè, ma tu se fai televisione non puoi fare altro. E allora... sì, certo. Ho deciso di abbandonare. Mi piacerebbe invece tornare a fare televisione. Vabbè, questa è una stagione di transizione verso dove non si sa, però piena di possibilità. Come dice il famoso ideogramma cinese, quando c'è la crisi è possibilità di cambiamento e quindi staremo a vedere. Intanto, che film è? È un film per famiglie, questo Good As You? Ma perché no? Dipende se le famiglie si... sono allargate? Ma secondo me dipende dalle vedute. Non è un film particolarmente pruriginoso, devo dire. Insomma, mi sembra un film molto onesto, schietto, che racconta fondamentalmente delle storie, dei rapporti di coppia normalmente in crisi. Guardi loro due. Sono delle una coppia di fatto. Anziana, perché siamo separati? E lei fra di loro, come cantava Aznavour. Ma voi siete una coppia, una vecchia coppia, sì. Eshbaki. Un uomo, una donna, un uomo, una donna. Che parte fa lei nel film? Sono, diciamo, il ruolo un po' più cupo del film, dei vari personaggi. Gli altri sono un po' molto più solari e particolari. Però è un ruolo bello perché è un ruolo complesso. È un ruolo di un personaggio con una duplice personalità. Da un lato ha un'indole che lo porta a legarsi, dall'altro ha un'indole che odia legarsi, da un lato ama farsi controllare, dall'altro detesta farsi gestire. Quindi credo sia uno che si mette vicino una gabbia, una scusa per poter evadere fondamentalmente. Lo conosco qualche amico mio che è un po' così. Tipo? No, un amico mio. Ah, un amico suo. Fa televisione. Allora, vogliamo vedere una clip? Abbiamo una clip? Tre! Ah, il trailer, vediamo il trailer. Fulvio, è una... sì. Il fallocefalo. Sì. Ma mi è piaciuto come l'ha detto. Ma anche a me molto. In amore ci sono i raffinati. Quanto sei dolce del gli irruenti. L'amore della mia vita. I romantici. Stai passando come una rosa senza rugiada. I disincantati. I passionali. Gli indecisi. I sentimentali. Poi se è un posto carino dove stare, potrei venire da te. I seduttori. Spesso in amore gli opposti si attaccano. O no. Ma che cos'è? Independent Guy! Uno di ose lesbiche ci hanno soffiato la scena. Buonasera. Il piacere reciproco. Sei sempre tanto bella, Silvia. Che ti posso fare? Sono etero. Gli volevo regalare un viaggio, Un altro che piace, devi fare un bello. L'ho fatto. Era pure bello, grosso. No! Ma cosa credi, che non posso essere più maschio di te? No. Ma se ne basta! Non doveva andare così. Ci vuoi stare con me, no? Eh sì, ma lo capisci che vivere insieme è un altro discorso? O si sta insieme, o ci si diverte. Forse io prendere una bella anatra leccata. E vediamo? Sì, amica. Good as you. Tutti i colori dell'amore. E tu che ci fai qua? Mammografia? Sì, vabbè, ti piacerebbe. Ah, oh, con quello che l'ho pagato. Molto divertente il trailer. Se nel trailer c'è la promessa de... perché non l'hanno convocata per una parte anche marginale? Ma sarei andato volentieri. C'era un limite. Gliel'ho detto, quando c'è da godere non si guarda in faccia nessuno. Che bello. Ragione. Grazie al cazzo. No, questo non è gentile. No. No, però lei ha detto una frase su cui è difficile, cioè, non essere d'accordo su quando c'è da stare bene, diciamo così. Uno certo. Sta bene in tutte le maniere possibili. No, lei vuole mettere dei limiti. Ma al momento di godere, assolutamente no. Oh, dagli gli sgommati, anche gli sgommati. Scusi, deve capire che c'è un tormentone che va in onda da... Perché a Panatta e Abate non piacciono gli sgommati, che io invece trovo essere un programmino che nel corso del tempo è migliorato e trovo addirittura c'è la compilation degli sgommati
che uno può vedere, li vede tutti insieme, tutte le gag, perché poi mi è stato spiegato dai produttori, è una cosa complessa, cioè loro devono decidere il tema della puntata entro mezzogiorno, perché nel corso della giornata con le maschere, con tutto, devono registrare. Non è una roba semplicissima per fare... 10! Se quello lo fa rallentatore, quell'altro lo dice al micro, cioè non vale così. Però va bene, vogliamo vedere gli sgommati? Chi è? Non lo so, non mi occupo di un spettacolo. Vogliamo vedere per cortesia gli sgommati sui gay? Grazie. Rimaniamo in tema, così Silvestrino è contento. Io voglio sottolineare la forza dirompente della Lega, un partito che non si terrorizza a presentare nelle sue liste un omosessuale dichiarato come me. Io sono gay, leghista, ma spero un giorno di guarire. Bravo! Siamo con te! Cosa pensi dei matrimoni tra omosessuali? Meglio gay che terroni. Bravo! Grazie! Ricchione! Semmai omosessuale, Ricchioni sono i terroni. E le adozioni ai gay? Vanno bene. Basta che non sia una coppia di gay negri. Bravo! Leghisti, padani, io sono gay, ma a me i napoletani mi fanno schifo. Posso giurarvi sul mio onore di non essere mai stato a letto con un meridionale, guarda. Roma ladrona! Capo di colera! Vesuvio, Vesuvio, Vesuvio! Esh, 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 Bucky. Divertente. Perché se lei è abate... Per noia vostra, cercate di distrarre l'ospite, il quale invece cerca di seguire come me, e poi io e l'ospite possiamo parlare di quello che vive. E voi, come al solito, siete qui a mangiare a sbaffo. Che giorno è oggi? È venerdì santo. Lei deve essere? Molto. Vogliamo vedere le previsioni del tempo, cioè il 1984, le previsioni del tempo per la Santa Pasqua? Lei che cosa farà il giorno di Pasqua? Sarò in tour promozionale con il film. Quindi. Lei cosa farà? Io guarderò, non lo so, adesso vediamo le previsioni del tempo. Sulla base di queste previsioni del tempo decido. 10! No, che 10? Poi decido io se è 10. Andiamo. Ciao, le previsioni del tempo oggi le fate voi. Ciao, siamo di TG Sky Meteo. Previsioni per domani? Belle, brave per stanotte? Belle anche, ciao, buona fortuna. Come ti chiami? Antonio, ciao. Prendi il suo numero un attimo. TG Sky Meteo, vuoi una mano? No, grazie. Una gamba? Direi di sì. Beh, a dopo. Secondo voi la meteorologia ha dignità di scienza? Sì. E voi due ficcari? Amici, dico. Amici, viva l'amicizia. E precauzione, mi raccomando. Ciao amici. Ciao. E questi baffi da quanto? Da quanto sono tanti anni, sì, 30 anni. Li porta anche sotto i baffi? Mamma? Non mamma? Mamma? Non mamma? Non mamma? Non mamma? Due piccioni qua e due piccioni qua. Ciao, siamo di Sky TG. Previsione per la notte? Bel tempo sicuramente. Bel tempo sicuramente. Bravi, buona fortuna. People are strange, any stranger. Io amo la gente. È tutto. Copritevi bene. O fatevi coprire. Copritevi bene. O fatevi coprire. Copritevi bene o fatevi male. Ma lasciamo perdere le chiacchiere, ma godetevi lo spettacolo. Lei starà col piccolo Adriano? Certo. Ha rinnovato il parco delle sue ninna nanna o al piccolo Adriano rifila... Le sto scaricando da internet. Sì, che tipo? Non me ne ricordo, c'è una polacca. Sì. Oh, come fa, più o meno? Beh, non capisco le parole.
quando improvvisa, lei prende. Lei cosa vuole da me? Lei vorrei sapere cosa vuole, cosa, lei cosa vuole da me? Vorrei sentire, ma proprio l'abbozzo dell'ultima Ninna Nanna. Non ci penso Nanna. Proprio, già me l'ha fatto fare una volta, sì. E sono a finire su tutto. Abate, secondo te come la canta la Ninna Nanna Panatta al piccolo Adriano? Bene, ispirato. Ispirato, sì. No, ci vuole dove un po' sei di sport. Io le voglio ricordare una cosa. Lei lo sa che secondo tutte le teorie della psicologia, il nostro carattere, l'imprinting, si forma nei primi 3 anni di vita. Se mi posso permettere un consiglio, lo dico a sua figlia Rubina. Non devo frequentarlo? Per 3 anni lo lasci perdere. Lasci che il carattere si muove. Devo far cazzo, capito? Pubblicità. C'è Rambo che qui può far cazzo. Che cosa? Ma vogliamo omaggiare Silvestrini in maniera degna e vedere dal suo lungo curriculum, abbiamo preso delle clip, andiamo in ordine, la prima l'abbiamo vista perché il trailer del film è uscito oggi, Good As You, e poi a seguire, per ricordarci che oltre la carriera televisiva, alla 7 stavo dicendo, sì, a MTV, ma anche su, ha fatto anche il Festival Bar. Sì, sì. Non si è fatto mancare. No, l'ultima cosa televisiva che ho fatto. Il Festival Bar, la carriera d'attore da il contributo numero 2. Hello? Sandro, ciao, come stai? Carmen, sto godendo come un pazzo, c'è un vento incredibile. Cioè, ti giuro, vorrei che non finisse mai, bellissimo. Sì, ho capito, ma non dovevi venire ieri? Aspetta, aspetta un attimo, aspetta. Costas, prendi il timone. Aspetta. Sì, no, abbiamo trovato un po' di bonaccia, quindi ci siamo dovuti fermare. Good morning. Comunque, guarda, calcola massimo tra un'ora dovremmo stare in porto. Vabbè. Allora ci vediamo là. Ciao. Va bene. Ciao, amore. Ciao. Grecia? La location, la Grecia? Era in Grecia, a Santorini, sì. Santorini. Finisce così, sì. Ma aspettavo la scena di sesso. finisce a pizza in faccia, secondo me. Ho capito, me. Ma aspettavo che a un certo punto... Fedigrafo? Fedifrago. Fedifrago, scusa. Lui. Sì, certo. Vabbè, ma ho capito. Insertassero, diciamo. Lo dite con una ma punta oggi di non si possono dire queste cose. Oggi? Non si dicono queste cose. Oggi? L'inserto oggi. Di questo film? Sì. È un inserto, ha ragione. Silvestri, perdoni gli anziani che... Siamo completamente ribambiti. Questo sì. È il massimo rispetto. Il film comunque era Che ne sarà di noi? Sì. Anno? 2003, credo. 2003. Dimostrava sì. Molto di più... La 2004. Che adesso, uscito 2004, sì, girato nel bravo, bravo Adriano, è vero, sembrava più anziano lì. Basta, io ho attraversato varie fasi. Quindi. Scusi, giusto per... lei quanti anni ha? 40 e il 30 maggio. Pensavo di avessi 34, grazie. Per la prima volta vorrei congedare l'ospite prima della fine del programma. Può accomodarsi anche perché lei l'aspetta il tour promozionale durante il weekend, esatto. Sabato Santo, Domenica di Pasqua, eccetera. C'è anche mio figlio da vedere, insomma. C'è anche mio figlio da vedere. C'ha un figlio? Sì. Di quanto? 6 mesi. E possiamo farlo incontrare col... col nipotino di Adriano. Se sei in casa ci andiamo insieme per quello che ha detto lei prima. Come si chiama il pupo? Gianmarco. Che meraviglia, bravi, Gianmarco, complimenti. E Adrianino, si incontrano. Sì, vogliamo uscire da questa cosa che sta venendo il latte alle ginocchia, eh? Questa cosa patetica che sì. Stiamo facendo. E piace alla allora, gente facciamo tutto. Che c'è, Schinina? Cosa mi stava suggerendo? Cosa lei detto, mi stava Schinina? Suggerendo cosa come io se fossi... Semplice. Oh, non c'è niente di peggio di quelli che cominciano i ragionamenti dicendo premesso che non sono razzista... Gli zingari mi stanno sul cazzo, chiedo scusa tanto per essere. No, però, oppure, premesso che ho molti amici gay, però gli omosessuali sono froci. E cosa tu dici? Allora, lasciamo stare la premessa, che è una premessa di stile. Spesso capita ai politici di fare battute o precisazioni che aggravano le prime dichiarazioni, perché capiscono di aver fatto uno sbaglio, poi cercano di metterci una pezza, di solito il risultato è molto peggio. E se capita... ed è capitato a Berlusconi di fare battute che sono state stigmatizzate perché ha sempre ammiccato al suo ruolo,
chi ha criticato Berlusconi per le battute sue, spesso c'è ricascato pari pari con le stesse scarpe nello stesso piatto. Quindi prima vediamo Berlusconi e poi vediamo Antonio Di Pietro e vedrete che invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Uomini veri. Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Quindi... Molti gay la stimano anche fisicamente. Anche le femminucce. Anche le femminucce. Ma l'ha imparato? No, per niente, grazie a Dio. Considero i gay come semplicemente una persona che è diversa sotto l'aspetto dei desideri sessuali, ma è una persona uguale a tutti gli altri. Ma poi è soprattutto... ha mai rifiutato la corte di un uomo? Mai successo, guarda, io intorno a me va bene, meglio tomber de femme che tomber de homme. Meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Va bene, meglio tomber de femme che tomber de homme. Detto in maniera diversa, però, no? Fare la gerarchia dei gusti rivendicando, però, sempre meglio Tom Bird de femme che des hommes, la stessa cosa. Ma, insomma, come pensate di Charles? Non voglio, adesso voi state in silenzio religioso. Qual è la barzelletta di Ray Charles? Quando gli fecero l'intervista a Ray Charles, che gli dissero: ma lei da bambino ha sofferto il fatto di essere cieco? È nato così, è cresciuto così, è molto meglio essere cieco che nero. La battuta deve essere pronta, rapida, veloce. No, però purtroppo non l'ho come, ma esistono anche degli omosessuali, vuole fare la chiosa? Dei gay nazisti. Ma che so che c'è la rivista che si incontrano solo fra di loro. Dell'Illinois, famoso. No, non quelli dell'Illinois, purtroppo. Dal film? The Blues Brother, ti ho sempre amato. Quando la macchina precipita. Beh, sì. Bravi, però esistono questi omosessuali nazisti. Lei non l'ha capito la barzetta, io lo so. No. Siccome mi pare che siamo in un imbuto, possiamo uscire da... se no, scorre. Signori, se scorre. Certo, poi ci sono, questo, all'anello di matrimonio, io credo, dibattito che si trascina, le coppie di fatto si devono sposare, si possono sposare, le unioni civili, i dico, i pax, si possono unire ma non possono avere figli, si possono, l'eredità se uno muore ma non adottare, cioè, vogliamo vedere un promo che ci ricorda il perché di tutta questa vexata question? Prego. I gotta tell you something. Well, I'm straight. Children raised by homosexuals do not necessarily become homosexuals. Lampante, non ci sarebbe neanche bisogno di uno spot per dire che i figli di come se essere figli omosessuali, diventare omosessuali, sia una cosa che va comunque precisata a bovo. No, però vabbè, diciamo, faceva molto ridere. Come fa ridere l'altro spot che vorrei segnalarvi, che non era questo. Perché è Pasqua e vi grazio, perché sennò dovrei venire di là. E dai, ci avevi graziato. Basta. No, sì, anziché portarvi la colomba pasquale, portarvi proprio una colomba viva e con quella provocarvi delle ferite lacero con tu. Vogliamo vedere il contributo? Stavo aspettando la fine della canzone. Nervous? Oh, don't worry about me. You got the ring? What are you doing? It's in there. It's in the pocket. Oh, no. Give me that. What's the point inside? Ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Bene, lei ha mai avuto avance da un altro uomo? Sì. Sì, sì, sì. È una cosa normale, persino Panatta, credo. Da giovane, sì. Da giovane, sì. Abate, lasciamo perdere. Abate no.
Bade, e lei ha avuto mai di avermi graziato. Sì. Volevo dire con grande... L'ultima volta? Prima in camerino, no. Quando lei è entrato, scusi, con la scusa di mettersi la palla, è stato la palla, è stato lo stesso camerista che ha citato l'altra volta. Sì, che ha scandalizzato molto. Purtroppo è vero, siamo rimasti tra là. Purtroppo è successo, nel senso che era... Ci dica meglio, cosa le ha detto lo psicanalista? Allora, lei lo sa che in analisi è pericolosissimo il rapporto che si crea fra il terapeuta e il paziente. Beh, sì. Ecco. In quel caso il preoccupato era il terapeuta. Però è grave che un terapeuta faccia delle... era preoccupato per le sue reazioni nei miei confronti. Si dichiari con un paziente. No, ma io mi ci ho apprezzato che si sia dichiarato, perché così abbiamo sgomberato. Ho cambiato, ovviamente, siamo rimasti amici, ma ho cambiato. Ne ha preso una con... Sì. Non era il mio tipo. Ha trovato un psicanalista. Vogliamo vedere come te nessuno mai uno? Abbiamo due clip anche da quello, caro Silvestrino. Non ci facciamo mancare. E mo ci fosse un remake. No. Come te nessuno mai. Detto così è anche un po' equivoco. Valentina mi ha lasciato. Anche a me Maddalena mi ha lasciato. È stata tutta colpa di quel frocio del suo ex. A me è stata colpa di quel coglione di Ponzi. Ha confessato tutto. Se lo trombava da 3 mesi. Puttana! Bisogna tradirle subito, prima che lo facciano loro. Io ancora non ci posso credere che l'ha fatto. Credici, credici. Io mo che cazzo faccio? Tu fatti le storie che ti pare, ma non farti mai coinvolgere. Hai capito? Ma è stata lei a cominciare. Se lei non mi baciava, io la stavo 1000 volte meglio. Io non me la dimentico più, la stronza. L'unico modo per dimenticarsi di una zoccola è trombarsene subito un'altra. Sì, ma io non ce la faccio adesso. Quando Margherita mi ha lasciato, io ci sono riuscito. E ha funzionato? No, però almeno ci ho provato, no? Siamo già a sabato, quindi... Vabbè, ma poi non è che ci siano i film al cinema, i ristoranti, perché poi ogni volta tutto viene amplificato a mezzo televisione. In televisione non hanno detto, in televisione hanno fatto, come se il resto del paese si fermasse. Quando il resto del paese va avanti, la gente va al ristorante, va al cinema, eccetera. Quindi non bisogna essere ipocriti. Una volta si fermava. Tutta la Settimana Santa erano... violoncelli, solo violoncelli. Ringrazio per aver specificato il gesto, perché tutta una settimana tu aspettavi di rivedere il Lago dei Castori, invece la secolarizzazione della... Ma perché adesso mi infilo in questa spiegazione? Che anno era invece questo, Silvestrin? Un po' prima, credo il 98. Eravate tutti più piccoli. Sì, sia il giovane Pasotti che sia Silvio Muccino, il suo primo film. Muccino, sì, che c'aveva ancora un po' di Zeppola. Io sono Lisca. Non sono solo come il cantante. Ai tempi ne aveva tanto. Sì. Il suo primo film, tra l'altro, la cosa strana, lavorare per il fratello. Il fratello aveva fatto 35 provini prima di prenderlo. Ha provinato il resto, tutto il resto del mondo e non lo voleva. Poi loro hanno avuto un periodo in cui si erano capiti meno. Credo che adesso abbiano fortunatamente riallacciato i rapporti. Tra l'altro ho visto delle foto recenti invece del fratello, il regista Gabriele. Di Gabriele Muccino, piuttosto appesantito. Capita. E quando hanno detto no, perché mi sto calando nella parte, devo fare un film su Adriano Panatta. Allora lì ho capito. Bene, vogliamo vedere l'altra clip? Che caruccio. L'altra clip, i due. Come te nessuno mai? Due. Due. Il sì, remake. Perché i peccati non si fanno una volta sola. Altro è successo? C'è una che forse mi piace, non lo so, non l'ho ancora capito. Lei mi ha detto che gli piace da 6 mesi altre cose che nessuno mi ha mai detto prima, ma io non mi sono mai accorto di nulla. È carina? Sì, è pure molto carina. Allora c'è soltanto una cosa che devi fare. Baciala. Devo baciarla? Da un bacio si capiscono un sacco di cose. È una cosa più intima della scopata, capito? Ah sì? Se ti piace il bacio, allora ti piace anche lei. Se invece ti fa senso, vuol dire che comunque lei è e resterà sempre un'amica, capito? È semplice. Devo andare lì e baciarla? È la prova del 9. Oh, io ci vado? E faccio. Ci vado ora? Facci ora. Vabbè, allora vado. Oh, ciao, grazie, eh. Silvio, non ti innamorare di questa tua amica. Divertiti, ci fai quello che ti pare, ma non ti innamorare. Ti fai soltanto male. Ok, ciao. Come finisce? Male. Io ero il fratello maggiore amareggiato che gli dava dei consigli in teoria cinici e massaggi, ma poi nella realtà erano soltanto cinici e stupidi. Con la bandiera del CE in camera da letto, un classico. Sto preparando, a parte il monologo su Enzo Tortora all'auditorium, il monologo di maggio su la strage di Capaci, la trattativa, e leggendo il libro di Maurizio Torrealta, ultimo, dedicato al capitano che ha arrestato Riina,
c'è il racconto dell'ufficio di Ultimo, il quale in ufficio Ultimo, adesso colonnello dei carabinieri, prima capitano, aveva l'immagine del CE. E quindi Torre Alta scrive nel libro che gli aveva fatto un po' impressione, che uno si immagina sempre che il carabiniere sia un uomo d'ordine, quindi tendenzialmente naturaliter di destra. Quindi entri e trovi Che Guevara, rimani un attimo. La devo deludere. Sì. Anche Izzo, uno dei tre del Circeo, aveva il poster del CE in cella. Non lo sapevo. Sì, sì. Adesso che lo so mi chiedo perché me l'ha raccontato. Ma ha smontato l'aneddoto. No, però... E quindi a questo punto come che se ne esce? Che fa? Ride? No. Quando può darmi un colpo alla caviglia con un accetto? Ma non lo fa apposta, gli viene proprio così. Ha dato un elemento in più. Sì, ha dato un elemento in più. Bene, per toglierci l'ultima soddisfazione, lei conosce la storia di Buddy e Pedro? No, purtroppo credo di essermela persa. Allora, Pasqua, no, se lei è una persona seria, adesso all'improvviso cambia, all'improvviso e manda un'altra cosa. Date ragione a Panetta, vediamo. Cambiate in corsa. Love is in the air at the Toronto Zoo. Buddy and Pedro, two male African penguins, appear to be a couple. The two are inseparable and are showing signs of mating behaviors, preening, mating calls, staking their territory. In May, they came to Toronto from Toledo as part of the African penguin exhibit and formed a connection, or pair bonding. During the day, a group of 12 penguins play and swim together, but at night, every night, Buddy and Pedro pair off. Alas, the love affair will soon come to an end. The zoo plans to match them with females for breeding, part of a survival plan for the endangered species. Ash, Bucky. Direbbe Veltroni, non si spezza così un'emozione, non andavano separati. Questa è la storia di Buddy e Pedro. Sono contento di averla vista. Adesso anche lei sono può dire sono molto capiroso. E ho visto la vera, un pezzo della biografia di Panatta e Abate. Grazie. Che nella... Lei non crede alla metempsicosi, alla trasmigrazione delle anime? No. Alla reincarnazione? Sì. Lei sa cosa, in che cosa si sta per ricordare? Un pinguino. Era un sorcio prima. Oh, Panatta, a dispetto... Oddio. Invece volevo fare un regalo. No. C'è la Kairon. Dove sta? Ah, voi non possiamo. Ah, no, non... lo faccio vedere, scusate, a favore di. Siete in onda così. Buddy, Silvestri in Pedro. Vabbè, ridiamo un po'. Ah, la si vedeva, perfetto. Va bene. Vogliamo vedere il contributo H258. Abbiamo delle immagini della fidanzata, di una fidanzata di gioventù che non è Loredana Bertè, di Adriano Panatta. E questa volta ti ho fregato. La ho fregata dandole del Io le Palma. Guardate, Ci sei sbagliato, non sei la tua, Io le Palma. Io le Palma. E tu nella fine. No, allora lui di... Le sembra poco? 86 anni, è diventata una star del web che ripropone questo filmato in occasione della Cottbus World Cup, il campionato mondiale di ginnastica ritmica che ogni anno si tiene in Germania, ha raccolto un interminabile scroscio di applausi. Ora Joanna K.
Kaas, è diventato una star anche sul web, all'età di 86 anni volteggia, fa capriole da fare invidia a una ventenne, il video della sua incredibile performance ha già totalizzato decine di migliaia di visualizzazioni e ha dichiarato: ricordo con nostalgia i tempi del mio fidanzamento con il grande campione di tennis italiano Adriano Panatta. Perché lei ci ha tenuto nascosto questa Giovanna? Voglio fare, visto che oggi è Pasqua, bisogna dire sempre la verità. Io la vedo ancora. E sapesse che capriole che fa ancora. Lei! No, io fermo, immobile. Lei che... È lei che sale sull'armadio, sì, e si butta, lei sempre... Scusi, Silvia, si inserite con Paolo. No, l'ho trovata molto interessante anche Lei faceva i complimenti a me per l'età, ma insomma, c'è chi... La signora, 86 anni, così, devo fare di nuovo cassa con la pubblicità. Ma siamo inzeppati da spot. Molto British, sono passati 20 col natti che tira la D. Sono passati 20 Firilli, minuti. Firilli. Vabbè, allora cassa. Adesso abbiamo iniziato. Sì, stavo dicendo che il venerdì sera è anche la serata su un'altra rete del programma di Paragone, L'ultima parola su Rai 2, e da un bel po' di puntate Paragone apre il talk show con lui che si schitarra insieme a un ospite, tipo questa. Sì, vabbè, ma anche... lo dico perché Silvestrina a sua volta ha nel curriculum tra la televisione e il cinema c'è anche la musica. È un po' strana la parabola, perché io ho iniziato come musicista proprio da ragazzino, nei locali a suonare, insomma. Cosa suonavi? Cantavo fondamentalmente, però scrivevo canzoni, suonavo la chitarra, pianoforte, un po' di cose. Poi ho abbandonato completamente perché ho iniziato a lavorare per MTV, sono andato a Londra, anche se mi sono portato tutto il gruppo, e poi molti anni dopo, nel 2004, ho fatto uscire un disco che era una raccolta di canzoni di 6-7 anni, ma a livello cioè proprio per il desiderio di vederlo pubblicato, niente più, insomma. Però rimane, ce l'avrà in sottovetro. Io non ne ho neanche una copia. Ce l'hanno i miei parenti, ma io non ce l'ho. Abbate ce l'ha. Abbate, sì. Sa che gruppo. Ma io aspetto il disco. Di chi? Di Carmelo Schininà. Di Carmelo Schininà. Io ne ho una copia che non posso far sentire, che sennò credo che la ricordi. Firilli, Firilli, Firilli. Sony lo insegue con la roncola se fa sentire quel disco. Comunque, che ci pare. Vogliamo ricordare insieme. Con lei chi partecipa all'avventura di Good As You? Assolutamente sì. Allora, il regista innanzitutto è Mariano Lamberti, che è la sua opera prima. Il film è distribuito dalla Iris. Con me ci sono Lorenzo Balducci, Daniela Virgilio, Elisa Di Eusanio, c'è Lucia Mascino, c'è Andrea Dorigo, c'è Diego Longobardi, Luca Dorigo, Diego Longobardi, chi mi sto dimenticando? Sto dimenticando Micolo Azzurro. Di Eusanio, vedo. Sì, Elisa Di Eusanio l'avevo detta. Balducci, Virgilio, Mascino, Dorigo, Azzurro, questo è il cast. Siamo 8, sì. Siamo, c'è anche un cameo finale delle sorelle Kessler. Delle sorelle? Kessler! Non le sorelle Kardashian, che sono... Anche queste amanti? Kardashian. Lì, insomma, casca meglio. Che vorrebbe dire tre? Sono tre le sorelle Kardashian, ho capito, ma lo so benissimo. Tiro scalo. Il tiro di scala. Sì, ma vabbè. Allora, visto che stiamo parlando di... vorrei chiudere tutto il filotto. Credo che abbiamo... Visto che è la Santa Pasqua, domani a questo punto, data l'ora, ricordiamoci che però tutto questo, per chi è credente, cristiano, cattolico, parte dall'Antico Testamento, nel Giardino dell'Eden, quando... nostro Signore ha creato l'uomo e poi la donna, quindi vediamo che c'è? Perché ci sono i titoli. Lei, invece di dare i tempi a caso di cane, potrebbe la cortesia invece dirmi: attenzione, stanno passando i titoli. Ride, ma non capisco. Invece io non avrei chiamato il contributo, vabbè, comunque
basta, sì, ma non è vero che sono lunghi come la fame. Guarda, guardi quanta gente c'è, lavora, che poi lavoro è una parola grossa. Sempre meglio che lavorare, fare televisione. Guarda quanta gente che ride, guarda, tranne la 4 che è ferma. Firini! Va tutto benissimo. Poc'anzi è avvenuta una tragedia. Roger è andato a sbattere contro la telecamera. Lei non se n'è accorto. Roger, si è fatto male? Credo di sì. Roger, dove sta? Roger, si faccia vedere, dove è andato? Ah, in tutto non ho ricordato, colpa mia, che il truccatore, lo posso dire, di Good beh, As bisogna You dirlo. È il mio truccatore, la mia truccatrice Wanda o Wendy. Sì, è il, no, è il truccatore del film Good As You. Sì. Ecco Roger, tutto ecco bene? Tutto bene Roger? Prima. Dov'è? Si è ripreso? Si è fatto un cordialino? Perché è vestito come Spike Lee dopo essere stato in lavatrice? Vogliamo per cortesia vedere il contributo sul Giardino dell'Eden? È Roger è colombiano. Spike Lee. Spike Lee. Ma no, è vestito. Lavatrice. Ashbaki. No, Ashby, che Adamo ed Eva, diciamo. Per fortuna che era sottotitolato. Sì, appunto, tra l'altro. Non c'era un sottotitolo, era muto. Ringrazio il regista, mi sono morso la lingua per non dire cosa penso dell'assistente di studio. Ma bene, grazie a Silvestrini di essere grazie venuto a trovare. Quando torna, quando ha finito la promozione, quando vuole, suona il campanello, noi apriamo, perché adesso ci trasferiamo tutto al bar delle peripatetiche in attesa della Santa Pasqua, qua si moltiplicano. Non c'avete da lavorare a quest'ora? La truccatrice Wendy là in fondo, giri, eccola là. Quindi chi vedrà al cinema Good As You, oltre a poter apprezzare le performance recitative di Silvestrini e dei suoi sodali, vedrà potrà un bel colorito in me, grazie. Grazie a Wendy. Bene, a Wendy. Buona Pasqua a tutti, ci vediamo lunedì. Pasquetta, arrivederci. Ridateci tambroni. Ma perché si tambroni? Infermiera!